Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Si è interrotta a un passo dall'arrivo l'avventura di Arthur Dainese all'Isola dei Famosi. Niente da fare per il modello, che non è riuscito a battere Samuel Perón al ballottaggio flash. Dainese si aggiunge ad Edoardo Franco, primo eliminato della finale del reality. Arthur Dainese è il secondo eliminato della finale dell'Isola dei Famosi. Arrivato al ballottaggio con Samuel Perón, il modello ucraino non è riuscito a convincere il pubblico da casa, che ha preferito salvare, almeno per ora, il ballerino. Arthur Dainese all'Isola dei Famosi 2024 ha dimostrato di essere uno stratega che è disposto a tutto pur di vincere anche tradire gli amici. Del resto è stato definito il concorrente di reality perché in questi anni ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola dell'isola, Temptation Island ed altri, eppure quando si è raccontato partendo dalla difficile infanzia ha commosso tutti. Parlando dei suoi genitori, del papà e della mamma, Arthur Dainese ha confessato: «Mio padre non l'ho mai conosciuto. Mia mamma viaggiava per portare il pane a casa. La vedevo poche volte all'anno e poi ripartiva. L'affetto di mia madre mi mancava». Pochi anni dopo è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina, divenuto poi una vera e propria guerra, e per questo il modello ha fatto di tutto per portare mamma e nonna in Italia. «Le brutte circostanze hanno fatto sì che la mia piccola famiglia fosse unita. Sono l'unico uomo e ho tutto sulle mie spalle. Ho capito che comunque le persone, quelle importanti, oggi ci sono e domani no». Amici e amiche, rimanete aggiornati e, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.